Figure umane fissate nell'istante in cui si trasformano in animali. Sangue e bellezza, identità e travestimento. Miti e archetipi deformati dal peso della modernità. 14 artisti contemporanei del panorama internazionale sono esposti allo spazio NEA in via Costantinopoli per la mostra La metamorfosi e il simbolo animale, curata da Graziano Menolascina in collaborazione con la Galleria Ibrida Contemporanea e col patrocinio morale del Comune di Napoli. Gli artisti si sono adoperati a realizzare un lavoro appositamente sulla tematica, da Matthew Barney a Yasumasa Morimura. Matthew Barney e Morimura sono i due grandi della body art e appunto due grandi appunto del travestimento. Andrea Fogli con una scultura in ceramica, queste mani che diventano uccello, che allo stesso tempo diventano corpo di donna. L'uomo contemporaneo, come dire, subisce e vive questa metamorfosi del contemporaneo. Questo è un ciclo che inaugurerà almeno 4 appuntamenti e saranno esposti i più grandi artisti del panorama d'arte contemporanea internazionale. Questo per poter dire che a Napoli si può fare. Molti giovani artisti non hanno grandi nuove idee, sono costretti a imitare o ironizzare su qualcosa che è recente ma che non è avanguardia. E noi, con questo connubio qualità territoriale e grandi artisti internazionali, vogliamo mettere anche davanti ai loro occhi il meglio che c'è nel mondo, sul nostro territorio, e poi lasciare la palla a loro. La mostra, a ingresso libero, potrà essere visitata fino al 15 aprile.